Allora, carrellata generale finale delle quattro pizze che io e questi miei aiutanti staremo adesso, dovremo necessariamente, per motivi di servizio, dovremo provare, assaggiare. Ok, però un momento di riflessione finale per ripercorrere un po' le fasi dell'impasto. Adesso Giancarlo ci darà queste informazioni finali sulla gestione del doppio impasto, perché in pratica adesso si rivolge direttamente a voi del forum per dirci un pochino quali sono i consigli che ci può elargire. Vai Giancarlo, dici. Allora, l'impasto della pizza romana si prepara di solito poche ore prima di usarla. Nella prassi della maggior parte delle pizzerie romane è troppo poco prima di usarla, perché c'è l'abitudine di fare l'impasto alle 4, fare le palline dopo un'ora e utilizzarle già alle 7. E non sono tempi sufficienti per un minimo di maturazione che comunque serve per avere una pizza digeribile. E quindi io consiglio, nel caso in cui si voglia utilizzare un sistema proprio tradizionale, anche secondo la propria disponibilità di tempo, di fare l'impasto, di tenerlo nella massa tra le 2 e le 3 ore e poi far maturare i panetti una volta stagliato per 3-4 ore. Quindi un tempo totale di 6 ore per una romana sono sufficienti. Con farina comunque molto debole a questo punto. Quindi ovviamente, certamente in questo caso con una farina intorno al 2,50 di doppio W, 2,40. Vabbè. Mentre invece se ci sono problemi di tempo per cui uno durante il giorno non ha la possibilità di impastare, si può fare l'impasto la sera precedente, chiaramente aumentiamo la forza della farina a 280-300 e facciamo l'impasto a 24 ore, però facendo le palline sempre 3 massimo 4 ore prima di usarle. Ok, quindi perché, c'è la puntata e tutta la massa. Perché al contrario della pizza napoletana, cioè della pizza più maturata e più sviluppata, sulla romana abbiamo l'esigenza proprio per il fatto che la vogliamo pasta scrocchiarella di non avere troppa maturazione della pallina, quella sufficiente per la digeribilità ma non di più. E poi chiaramente spianare a mattarello, perché la romana scrocchiarella di solito è una pizza sbagliata che non avendo maturazione si secca nel forno e risulta croccante. Per avere lo stesso effetto però con una pizza che abbia una maturazione necessaria a renderla digeribile, bisogna assolutamente spianare a mattarello per schiacciare, schianando molto fino per avere, e cuocere poi di conseguenza a una temperatura non troppo alta, direi assolutamente entro i 300 gradi, 280-300 gradi per tempi di 3 minuti, 3 minuti e mezzo, così gli diamo quell'effetto croccante che piace. Quindi si riesce a fare sia con i nostri forni, quelli fornetti un po' più performanti, che sia anche con un forno di casa, magari un forno con di casa un po' che funziona un po', un po' più, bene, più allegro, belle con buone condizioni. Sicuramente è più facile ottenere una buona pizza romana in casa che una pizza napoletana. Certo, come assolutamente. Voi ben sapete, perché bene o male, chi più chi meno, ma se avete tutti una certa esperienza, se non altro perché seguite il forum con i consigli di tanti esperti e anche di tanti dilettanti, ma ormai con livelli conoscitivi veramente quasi da professionista, per cui sapete che la napoletana è più difficile da fare in casa, mentre invece questo tipo di pizza qui risulterà da belle soddisfazioni anche con le attrezzature di casa. Questo è fantastico. Senti, noi ti ringraziamo, noi, io a nome di tutti quanti i ragazzi del forum, che si berranno le tue parole, ne parleranno e ne discuteranno e le analizzeranno a lungo, quindi grazie ancora per è la tua amicizia. Un grande piacere. Ma che, grazie davvero, ti auguriamo una buona serata, anche perché ti vediamo. Appuntamento alla prossima convention. Alla prossima convention. Grazie mille, ciao.